anche danno chimico. Attento, perché ci sono degli scheletri a cui piace. Beh, sicuramente se Pato fosse su Sot e avesse la maledizione scheletro gli piacerebbe. Porto su un barile, così, a casa. Poi io sto facendo uno stash. Dove? Dove sono? Ah, arrivo, ce ne sono tipo tre da questa sezione dell'isola. Esatto, posso farli saltare? No. Uffa. Li faremo saltare tutti sul boss. Ditemi quando è vuoto, perché... No, l'ho preso in questa stash, improvvisamente c'ha questa... Ha questo istinto di far saltare tutto ciò che c'è vicino con lo stash. Ma no, che qua quelli oro. Vabbè, ma cioè, è pure vero che se fai saltare i barili delle ondate alla fine fai in fretta. Cioè, direi che adesso possiamo smettere di collezionarli, ne abbiamo già un congruo numero. Io perché tipo se c'avevi gli elefanti che carpavano tutti insieme creavi un giga cimitero. Ops, Fede. No, tanto ero vicino allo stagno. Sì, ma... Aspetta, allora, no! Devo salvarne uno magari. Uno si è salvato. È vero, e quando gli scritti ce l'hanno in mano non esplode. È schermato dai danni dell'esplosione degli altri barili. Oh. Ma dove sono io? Aiuto! Ci sono tanti keg! Banzai. Sta per esserci una esplosione grande. Ma che è a destra a sinistra lo stoccaggio? Sono una trappola fatale. Tanto l'ho messo lì perché se meno quando arrivano tipo gli altri. Hai fatto una proprio onda, un danno. Una onda. Sì. Poi dai, per farlo non si skillare un po'. Mi ha rotto un po' le balle. Dai, facciamo un gioco, io... Che cosa vuoi fare, Paul? Ti va bene che ne ho solo una. Fanno fare uno strappo. No! Ragazzi, ho fatto una breve riflessione su Mano. Secondo me lui c'ha l'Alzheimer. Me... È già la seconda volta che chiede perché stiamo facendo Atena e adesso mi chiede qui perché stiamo facendo... Oh, Fede. Fede. Ma ero fuori, stavo passeggiando. Oh, senti, ho visto due barili a terra innescati, sono andato a spadare. Non si ricorda niente, pensa che stava passeggiando. Stavo guardando un cantiere. Povero Mano, che brutta fine. Sono andati i rigori.